non è tanto essere sciacallo, cioè qui proprio vuol dire non avere cuore nemmeno nei confronti delle persone che sono realmente in difficoltà. Preoccupa il fenomeno dello sciacallaggio nelle zone colpite dall'alluvione. In provincia di Prato, nelle frazioni Figline e Santa Lucia, sono apparsi volantini col marchio del Ministero dell'Interno che invitava i cittadini ad abbandonare le case per dei controlli. Erano una truffa e il comune ha subito informato la procura. A Campi Bisenzio, a nord di Firenze, un camion carico di alimenti parcheggiato fuori da un magazzino di distribuzione è stato completamente svaligiato. Portati via 1500 kg di pasta, marmellata, olio e altri generi alimentari destinati alla popolazione alluvionata. Ieri mattina abbiamo trovato la sorpresa, il furgone con i portoni aperti, completamente vuoto. A Quarrata un uomo è stato accoltellato dopo aver sorpreso alcuni malviventi che erano entrati in una casa evacuata a causa dell'alluvione. Ma continua anche la conta dei danni nelle aree ora coperte di rifiuti di quello che resta della tempesta. 100.000 tonnellate distribuite sui 900 chilometri di strade allagate, privati e aziende hanno dovuto gettare tutto. Si lavora giorno e notte, ma serviranno almeno 4 anni per smaltirli. Pulire l'area costerà in totale 30 milioni di euro. Al fine di tutelare la salute collettiva, l'azienda sanitaria toscana ha offerto una vaccinazione antitetanica di massa, gratuita e senza prenotazione, per volontari e abitanti delle zone colpite dall'alluvione.